prosegue la mia ascesa, la posso fare sia questa tornante che questa. Allora faccio questa più breve, faccio più breve, salgo da questa parte, vediamo. Sì. Bisogna vedere mo dove si sta. Qui c'è stato quel cucciano, qui c'è la traccia, forse è sceso qualche animale, non lo so. Guarda che traccia che c'è stato, no, forse c'è qualche animale, sì, ma io vedi, l'imbronte, sì, ma questo non so, dopo, l'imbronte cinghiale, vediamo un po', sì, si prosegue, tanti cinghiali passano da tutte le parti. Vado sopra, andiamo, non c'è la salita, no, veramente qui c'è salita. Ecco la nepotella, dove stiamo a puntare ad un basso spedito, un poco rallento. Adesso arrivo alla Punicella, sì, faccio un intero percorso, un bel percorso, questa volta faccio il percorso integrale, guardiamo il Fondo Valle, vede, il Fondo Valle si amplia e guardiamo Luca De Marzo e l'area Pucenzia. Vabbè, proseguo il mio percorso. Tanto il telefonino c'è la memoria, oltre un'ora. Qua abbiamo un tornante qui e qui. Vabbè, proseguo da questa parte. Tanto questo c'è sempre la ricongiunzione dei sentieri. Vediamo un po' si ricongiunge, vado sopra, continua, sì, questo è più ripido, questo è uno dei migliori percorsi sentieri del comune di Luca De Marzo. Poi il bello è che qua non il sentiero è ben pulito, non ci sono spine, non ci sono cespugli e soprattutto è frequentato da molti escursionisti del comune di Marci. Ah, se fermiamoci qui, c'è una busta qua con l'acqua. Allora, questo è il Ponte Valle, vedete, quella è la strada distrutta, adesso si può transitare solo a piedi e guardiamo la Repucenza, Luca De Marzo, la Repucenza, perché è strada 43. Via la busta, continuiamo qui, sì, comincia a essere calda, appena cominciato, comunque la prossima volta vengo un'ora prima, perché a mattina è meglio. Ah, a proposito, questo è un sentiero, vediamo a dove conduce questo sentiero, va? Questo secondo me conduce qua la strada, sì, qua c'è una miriade di sentieri, continua a salire, oh, sia questo che questo, qui, ah, sai che faccio? Prendo questo qua, che è? Guarda, è un bel percorso, è bellissimo, è piacevole. Vedi? Ecco dove ci porta, esattamente sui residui, la parte della strada che è rimasta integra, quella distrutta dal maltempo che è dell'ottobre 2015. Questa è una parte integra, però qui, come si vede, vedi,
tutto distrutto. E qui ci sono le croci. Questa è la guinda. Ah sì, la guinda. Adesso mi conviene. Conviene il percorso. Mi sono fermato momentaneamente e ho tolto il giubbino, una maglia, perché qua comincia a essere caldo. A proposito, questa cos'è? Ah, sapete cos'è questa qua? È la nepetella in fiore. Bellissima, guarda. Tutta erba aromatica, la famiglia della menta. Proseguiamo sotto. O più tardi comincia a bere. Di sede prima del tempo, non si teme. Non aspetta che arriva la sede. Il timo in fiore. Qua c'è in fiore. Oh. Pieno di timo. Continua a salire. Questo che è? No, questa non è la nepotella. Questa non mi ricordo che è. Comunque questa è un'altra erba aromatica. Sì, è piena. Là c'è la rosa cadena. La rosa canina. Vabbè. Veniamo di qua. E queste ci sono le ginestre. Ecco le ginestre, semi di ginestre. Qua il percorso. Vedete che hanno fatto gli alpini. A loro spese qui hanno messo uno strato di cemento e quindi hanno realizzato un percorso ottimo. Prima qua si transitava con l'auto, adesso non si può transitare con l'auto. A piedi, con la mountain bike e con le moto. Si continua a salire. Ah, bellissimo questo percorso. Ecco le prugne selvatiche.